Esistono cibi tossici per i cani? La risposta è sì. In questo video scopriremo alcuni alimenti potenzialmente nocivi per la salute del nostro cane, specie se dati con frequenza e in quantità elevata. Far provare gusti e sapori diversi fatti di alimenti freschi e naturali al tuo cane è cosa buona e giusta. La varietà è importantissima anche per lui, tanto da un punto di vista di appagamento, tanto da un punto di vista strettamente nutrizionale. Tutto sta nel saper cosa scegliere e soprattutto cosa evitare. Vediamo quindi 8 alimenti a cui prestare attenzione. Cioccolato, cacao, tè e caffè. In questo caso non si tratta di un unico alimento, ma di più alimenti che ho accomunato perché tutti sono caratterizzati dal fatto che contengono un alcaloide potenzialmente tossico per i nostri cani. Nello specifico, cacao e cioccolato contengono come alcaloide la teobromina, che può causare emorragie interne e attacchi cardiaci fatali. Per i cani di taglia piccola, 50 g di cacao sono sufficienti a provocare tutti gli effetti negativi. Nel tè e nel caffè troviamo invece come alcaloide rispettivamente la teofillina e la caffeina, che possono causare disturbi gastrointestinali come vomito o diarrea o problemi cardiaci. Secondo alimento, gli insaccati. In questo caso ciò che fa male è più che altro la presenza di spezie e soprattutto di sale, che contraddistingue alcune tipologie di insaccati come il prosciutto crudo o alcune salsicce. Proprio come per noi, anche per i nostri cani il sale è da usare con cautela. Un pizzico aggiunto nella ciotola va benissimo, l'importante è non esagerare, offrendo magari anche cibi ricchi di questa sostanza. Se sciaguratamente il tuo cane dovesse aver mangiato una quantità eccessiva di questi alimenti, allora avrà bisogno di bere molta acqua, per evitare che, a causa di una carenza di liquidi, incorra in attacchi epilettici che possono portare al coma o addirittura alla morte. Alimento numero 3. Le ossa. Le ossa sono l'alimento più associato all'alimentazione del cane. Non tutte le ossa però sono adatte a lui. In questo caso il problema non è tanto la tossicità dell'alimento, ma il fatto che si possano rompere e causare dei danni. Inoltre le ossa, che sono sicuramente la fonte principale di calcio per i cani, vanno date però con la giusta frequenza e nelle opportune quantità, per non incorrere in problemi di stitichezza o di feci troppo dure. L'importante quindi è che le ossa vengano date con moderazione e sempre soltanto crude. Cotte infatti si romperebbero molto più facilmente. Predilige le ossa più polpose e ricche di cartilagini come le costine, la coda di bue, nel caso del pollo il collo, le ali. Evita le ossa lunghe. A proposito di ossa, al tuo cane piacciono? Hai difficoltà a proporglielo? Se desideri vedere un video dedicato a questo argomento, scrivi sì nei commenti. Alimento numero 4. La cipolla. La cipolla è sicuramente uno tra gli alimenti più noti come tossico per i cani. La sua caratteristica è quella di contenere delle sostanze ossidanti in grado di danneggiare i globuli rossi e poter causare una vera e propria anemia. Ovviamente maggiore la quantità ingerita, maggiore il rischio. Se si tratta di una piccola quantità di cipolla, il tutto potrebbe risolversi anche solo con dei piccoli disturbi gastrointestinali. Numero 5. Pomodori, patate, melanzane e peperoni. Anche in questo caso ho raggruppato in un'unica categoria tutti questi alimenti in quanto hanno una caratteristica in comune, e cioè quella di appartenere alla famiglia delle solanacee. Questi ortaggi sono ricchi di solanina, una sostanza tossica che può causare problemi di tachicardia o all'apparato digerente. In particolare, a contenere dosi pericolose di solanina per i nostri cani sono il pomodoro verde, la patata cruda, le sue foglie, i suoi germogli e i peperoni verdi. Attenzione poi all'acqua di cottura delle patate, che sarà ricca di questa sostanza, solubile in acqua e resistente al calore. Numero 6. Mele cotogne e mele a stella o carambola. Tra gli alimenti tossici rientra la mela cotogna, un alimento amaro, quindi già di per sé poco indicato per i cani, ma oltretutto ricco di tannino, una sostanza tossica presente in molte piante come anche l'edera. I principali sintomi in cui possono incorrere i cani sono vomito, nausea, irritazione gastrica e dolori addominali. La mela carambola invece è poco indicata per quei cani che soffrono di insufficienza renale. Numero 7. I legumi.
I legumi sono sostanze che vengono utilizzate molto spesso nell'alimentazione del cane. Soprattutto in alcune crocchette sono presenti davvero in quantità molto elevate. Eppure, specie se dati in quantità così elevate, sono un alimento non adatto per il nostro amico a quattro zampe. L'alto contenuto di fibre e di amidi li rendono poco digeribili e poco assimilabili. I legumi possono portare a problemi di irritazione intestinale, problemi di flautolenze, di gonfiore addominale e inoltre aumentano il rischio di torsione dello stomaco. Numero 8. Le uova. Le uova sono un'ottima fonte proteica, oltre ad essere facilmente digeribili e a garantire anche un buon apporto di calcio, se offriamo anche il guscio o triturato o dato intero da sgranocchiare. Tuttavia, presta attenzione a quando le dai crude. L'albume crudo, infatti, contiene due proteine che possono essere pericolose per la salute del nostro cane. Nello specifico sono l'ovomucoide e l'avidina. Nello specifico, l'ovomucoide interferisce sull'attività intestinale inibendo l'assorbimento delle proteine. L'avidina invece inibisce l'assorbimento della vitamina B. Se offri una volta ogni tanto un uovo crudo al tuo cane, allora non ti preoccupare, l'importante è solo accertarsi della qualità e quindi della provenienza dell'uovo stesso. Se invece lo inserisci come alimento abituale nella sua dieta, allora vale la pena cuocerlo. Alla coque sarebbe la cottura ideale, il tuorlo rimarrà crudo e l'albume sarà cotto a puntino. Un'altra buona accortezza è quella poi di non lavare mai esternamente le uova, altrimenti le andremo a privare di una piccola pellicola che le avvolge, che funge da barriera ed evita il passaggio dei batteri attraverso i pori presenti sul guscio dell'uovo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Questi sono solo alcuni degli alimenti tossici o potenzialmente pericolosi per i nostri cani. Se desideri approfondire l'argomento, ti consiglio la lettura dell'articolo presente sul nostro blog. Trovi il link in descrizione. In ogni caso, ricordati che far provare gusti e sapori diversi al tuo cane è una cosa importante, sia per garantire una maggiore varietà da un punto di vista nutrizionale, sia per una semplice questione di gusto. Divertiti quindi a stupirlo offrendogli anche solo come snack e premietti prodotti freschi che hai in casa. L'unica cosa importante è sempre informarti al meglio ogni volta che hai qualche dubbio. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.